manifestazione che si è affermata ogni anno da sempre maggiori risultati. Forse anche è stato un po' il modo innovativo che noi abbiamo voluto attuare per questo evento, non circoscrivendolo esclusivamente all'evento del Gran Galà, bensì arricchendolo con un bagaglio culturale da fornire alle ragazze, ma anche il modo con il quale lo proponiamo e lo promuoviamo. Siamo stati contattati dall'associazione APE VCO per organizzare questa collaborazione, in quanto l'associazione desidera avere una collaborazione con un discorso legato alla solidarietà ogni anno diverso. Noi abbiamo identificato Federica Colombo come testimonial. Federica purtroppo ha avuto un'esperienza con il cancro e adesso sta bene per fortuna, ed è molto coraggiosa perché ha deciso anche proprio di rendersi disponibile. Voglio trasmettere il messaggio alle altre ragazze, soprattutto in occasione del ballo delle debuttanti, ma in generale, che volendo si possono superare le difficoltà e andare avanti comunque, e che quindi voglio far sapere a tutti che sostenere la ricerca è importante, perché insieme possiamo combattere il cancro. L'AIRC ci tiene molto a fare comunicazione in questo senso, perché vogliamo davvero che la gente si sensibilizzi al problema del cancro e soprattutto alla prevenzione. È molto importante che tutti noi mettiamo in conto nella nostra vita di volerci del bene, quindi fare tutti i dovuti controlli, cercare di avere attenzione nei confronti nostri e di chi naturalmente ha già avuto contatto con la malattia. Quest'anno poi noi faremo una sottoscrizione a premi durante la serata di gala, e il ricavato sarà dato interamente all'AIRC, e poi vedremo, stiamo studiando anche dei nuovi metodi attuativi per far sì di riuscire a raccogliere ulteriori fondi per donare alla ricerca. Io sono Roberta, ho partecipato al ballo nel 2012 e dopo un lungo sogno durato anni sono riuscita a partecipare, sono stata molto contenta, un'emozione che non dimenticherò mai. Ho partecipato al ballo nel 2013, quindi l'anno scorso, per me è già passato un anno dal debutto, però diciamo che ho avuto il piacere di riviverlo anche quest'anno perché ho partecipato come ex debuttante, sono scesa per la seconda volta da quella fantastica scala. Sono Giulia, ho partecipato all'edizione 2013 insieme a Giada e è un'esperienza che sognavo di fare fin da bambina e che ho condiviso con la mia nonna, infatti è stata proprio lei a regalarmi il ballo. Si ha la possibilità di frequentare, di fare dei corsi, io ho avuto la possibilità di fare il corso di bon ton e devo dire che mi è stato utile, aiuta comunque anche, diciamo, anche un po' nella vita. È un'esperienza che consiglio a tutti proprio per la continuità che permette, quindi di vivere il ballo attraverso gli eventi, ma anche e soprattutto i rapporti di amicizia che si vanno a creare con le altre ragazze. L'atmosfera che si crea è sempre un'atmosfera molto familiare, abbiamo legato tantissimo con le ragazze nuove, le ragazze che hanno partecipato con me, quindi si crea una grande famiglia ed è sempre una bellissima emozione. Auguro a tutte di realizzare, se anche loro hanno questo sogno, perché è indimenticabile. Sono entusiasta e non vedo l'ora di prendere parte a questa iniziativa, perché già mi immagino con l'abito bianco e è il mio sogno fin da quando sono piccola. Chi è interessato può riferirsi soprattutto al nostro sito, che è un sito molto nutrito e soprattutto aggiornato, che è www.associazioneapevco.com, oppure alla nostra pagina Facebook, che è Ballo Debuttanti Stresa. E di stare attenti, che questo è l'originale, perché ci sono parecchie imitazioni, e quindi l'importante è che questi sono i riferimenti di questo ballo, che ormai è una storia di 20 anni.